È arrivata la settimana nazionale. Ma no! Europea. Che dici? Continentale. Pochino. Allora, mondiale. È arrivata la settimana mondiale. Ci siamo. Andata. Ci siamo, siamo tre, siamo... Posso dire i più belli. Sì, sì. Modestamente, ma io di sì. Più Gianmarco alza molto la media maschile, visto che siamo due maschi. Grazie Giamma che tieni alto il genere maschile e femminile, eh? Ah, ok, quindi ti poni anche senza galanterie, proprio una bestia, bro. Ci sta, con la birra in mano, veramente. la quota cantiere è lui. E niente, vabbè. Noi siamo la settimana mondiale, una settimana mondiale che è bisettimanale, è settimana perché ci siamo persi la settimana scorsa, quindi un buon modo per, cioè abbiamo una possibilità di continuare l'anno prossimo questo progetto, nel senso che quella settimana andrà recuperata in qualche modo, non lo saprete fino a che non sarà l'anno prossimo, perché sappiamo che è un progetto che ha le settimane contate, no? Invece dei giorni. E niente, praticamente ogni settimana vi diciamo tutte e sette i giorni che giornate mondiali ci sono, e così potete fare una bella figura alla macchinetta del caffè. Abbiamo definito che questo è il modo, cioè il momento in cui la società soffre, perché finisci i discorsi, è sto tempo, ma comunque sta fa caldo, quindi tu dici: ma sai che giornata mondiale è oggi? E quindi vabbè, io sono Mattia Grossi, l'host del podcast, poi c'è il mister cantiere Gianmarco Di Cicco, non so se vuoi dire... Io volevo chiedere una cosa, visto che è stato detto bisettimanale, ma sì. Bimestrale, voi come lo intendete? Ogni due mesi o due volte al mese? Questa... No, ogni due mesi. Ogni due mesi, sì. Perché c'è chi dice bimestrale invece sia due volte al mese. Conosci persone che non hanno... Secondo me sbagliando, però... non hanno concezione del tempo che passa, queste persone. Okay. Matteo D'Argenio. Matteo D'Argenio, perfetto. Lo infamiamo subito che ha solato alle 7:01 il signorino. Meritato. Sì. E poi c'è Benedetta Orlando, che appunto non ho presentato per prima, perché sennò quella roba là prima le donne, quindi cerchiamo un attimo di uguagliare il tutto, no? Mettere tutti sullo stesso livello. Dici pure Benedetta... Cosa vi devo dire? No, insomma, sono comunque meno bella di l'uretra, però sì, pace. Sì, sì. Purtroppo siamo entrambi meno belli di lui. Sarà un podcast sulla bellezza contesa, su forse il secondo posto, chissà se ce lo lascia. E niente, vabbè, partirei con le giornate mondiali, che sta settimana il mondo si è un po' fermato. Cioè, se vedete l'estate, le giornate mondiali vanno un po' in vacanza, da quello che vedo, perché non li vedo molto partecipi. Cioè, ci sta praticamente... Il 30 giugno, che è la giornata mondiale dell'asteroide generico, cioè nel senso sembra tipo quelli: oh, ma quando ci estinguiamo, quella roba là. Non capisco in quale altro modo si può spiegare l'asteroide, cioè sarà per loro che sperano. Ma chi lo dovrebbe festeggiare? Ma che cazzo? Ma questa non è la giornata mondiale dell'asteroide, è la giornata mondiale contro i dinosauri. Perché... Contro i dinosauri, esatto, cioè odiatori di dinosauri, si riuniscono tutti quanti sotto questo asteroide, chissà, cioè non so in che modo in realtà, però appunto l'asteroide, manco la cometa, capito, che dici, sai, esprime il desiderio, l'asteroide si esprime il desiderio, no, perché è l'ultimo che esprimi, probabilmente, cioè se vedi l'asteroide che arriva dici esprime un desiderio, e vabbè, che Dio ce la mandi buona. Ma forse lo sai perché ogni anno esce la notizia, tipo l'asteroide sta per colpire la Terra, quindi è la giornata mondiale di quell'asteroide che ogni anno dovrebbe colpire la Terra. Ci sta a girare intorno, il 30 giugno ogni volta fa, raga, guardate che mo è com'è, e invece... È tipo Meryl Streep con gli Oscar. Esatto. Cioè, che tipo... candidata ogni anno e però ne ha presi... Cioè, che se ci pensate in realtà è tipo una pippa Meryl Streep. Cioè, se vediamo la percentuale candidature e Oscar vinti, poverina.
È tipo la Juve con le finali della Champions che c'era da un botto. Esatto. Quindi È tipo Maldini che dice che è uno dei calciatori più perdenti della storia perché ha perso tante finali, invece ha vinto pure tanto poi, effettivamente. questa era la quota calcistica del podcast, che Esatto. esauriamo Ora subito basta. Perché aggiungendo non c'è un'unica cosa. Matteo. Matteo, se no si avrebbe parlato di Inter. No, aggiungendo un'unicissima cosa, questa è molto bella, Ballack, che è il giocatore tedesco. Ah. Cioè, è bella la cosa perché non è solo calcistica, lui ha perso tutte le finali che ha giocato. Cioè lui non ha mai vinto nulla, è una cosa bellissima, è il mio idolo, persona che io stimo perché mi ritengo molto vicino. Come si suol dire, è bello ma non Ballack. È qua. Porca troia. Sì, via, tienila perché per un po', perché questa non era proprio... Questa era Comunque la mia non è bruttissima. entrata, però bello, non balla, bulla. Bulla, Bulla. Questa vabbè, questo è un inner è una joke. luretrata. E poi comunque c'è questa cosa delle doppie giornate che a sto giro, cioè le altre volte dicevo vabbè prendiamone una delle due, a sto giro le prendiamo perché poi ci sono delle giornate che non sono state identificate, quindi piamo sto 30 giugno come buono, perché è anche, oltre all'asteroide, la giornata mondiale della lotta contro l'uso e il traffico illecito di droga. C'è sempre questa cosa della parolina contro che ci permette di festeggiare. Intanto c'è un'ambulanza da Sì, Gianmarco, da forse. me. Stanno Abito vicino a arrivando. dove partono le Ok, ambulanze. vicino a dove partono le ambulanze, non l'ospedale, non è usata la parola ospedale, sembra. No, no, ma perché non è un ospedale, è il Ah, ok, municipio, perfetto, semplicemente. ok. Ma sta tipo a gira sotto casa tua. Potresti tipo Sì. mettere un attimo muto, per esempio, eh? Ma Manifestare. tanto poi ci nella stanno facendo godere registrazione queste. si sentire. Questo è quello che Grazie. sento io ogni giorno, tutti i giorni. Che poi c'è il problema, è che la via di casa mia è una via di merda, che se intoppa Ok. il traffico, c'è sempre l'ambulanza che sta ferma là, Ah, quindi che non era riesce a immobile passare. nel Sì, traffico. immobile, con tutte le macchine, e la gente suona pensando che, cioè, succeda qualcosa tipo Mosè con le acque, E invece no, invece. suonano forte. Perfetto, ok. Quindi. Secondo me è un ottimo modo di affrontare il traffico per questa ambulanza se te la suona. E non lo so se, cioè, nel senso, diciamo appunto contro, no? La parola magica che permette alle giornate mondiali di essere cose positive e non negative, perché se no era la lotta con... Cioè, in realtà però, cioè, giornata mondiale della lotta, vabbè sì, contro l'uso e il traffico, bastava contro la droga in realtà, cioè mi sembra una cosa Sì. troppo elaborata, cioè nel Sì, senso... la lotta alla droga va già bene, però se è la lotta contro... No, va bene comunque. Sì, è troppo. Meno Mi male. sembra molto elaborato, cioè mi sembra tipo no, però cioè, mi sembra la scusa per dire, però se ci droghiamo, se l'ho trovata su una panchina, alla fine che devo fare? L'ho usata. Sì, Quindi è un non lo so po' per con... quale. è un po' contorta, forse l'ha decisa un drogato Sì, che... e da ma là non ha capito che doveva smettere. lo so. Sì, ha detto guarda, io oggi sono 30 giugno, mi godo l'estate, basta, basta droga. Poi il 1º luglio invece, passando avanti, è la giornata mondiale delle biblioteche, che voglio dire, luogo che per chi ha studiato è importante, no? Oltre, cioè, per il famoso silenzio delle biblioteche. Anche se io l'altro giorno sono stato in biblioteca a Roma 3 e sono là, ho detto vabbè, metto un po' qua a studiare. E follia, cioè io non so se è una cosa che è scattata con la Gen Z che devono fare i reel, i TikTok, cioè non lo so, è una cosa un po' da boomer questa, però c'era un bordello, cioè Davvero? proprio gente che urlava, cioè, oh grande, cioè dentro la biblioteca ho detto no, ok, mo tiro un urlo, cioè che per me è tipo, sai, quel luogo proprio, non so, pure quella roba di Harry Potter, cioè, mi aspetto sempre Gazza dentro la biblioteca che tipo urla e dice fermi, che ne so, cioè mi aspetto quel personaggio là. Voi in biblioteca siete amanti? No. Ma No. amanti in che senso? Scusa, nel Ecco senso, cioè qua. vai in biblioteca L'hai con mai fatto in biblioteca? È un diventato appena, l'hai mai fatto in biblioteca, tipo? amante? No, no, Comunque comunque no. no, ho sempre no, ho frequentato poco la biblioteca, oltre al fatto che non sono laureato, quindi questo influisce, ma pure prima io riesco a studiare bene da solo a casa perché Sì, no, cioè, infatti quando sì. studiavo, perché facevo macello, cioè, comunque mi ascolto la musica, faccio 2000 cose nel mentre, sono un po' iperattivo, quindi sta Quindi fermo, eri tu seduto. quel giorno, eri tu quel giorno. Dicevo, ma che cazzo è sto casino? No, no, c'è sta uno qua, non t'ho visto. No, più che altro perché, cioè, la biblioteca, nel senso, con l'università poi diventa un luogo di studio, perché io da piccolo qua c'era la biblioteca Terracina, che adesso è chiusa, quindi Comune di Terracina, se stai ascoltando questo podcast, riaprila in qualche modo, è tipo lasciata a morire così. E
bellissimo. Però mi sono letto praticamente tutta Agatha Christie, perché c'era tutta la sezione gialla. Andavo con mia madre e leggevo un botto. Cioè, voi avete mai preso libri in biblioteca? Penso di sì, era una roba No, io sono a quella di scuola, però fuori no. Ah, ok. No. Vabbè, penso a Roma ci stanno 7 milioni di biblioteche, quindi, cioè, nel senso, manco c'hai una biblioteca di riferimento, tra virgolette. Vabbè, forse quella di zona c'avete. Sì, Ma quella di zona sì. manco sempre, perché magari non ci stanno in zona, capito? Stanno un po' più lontane, perché non stanno Infatti. proprio ovunque. Eh no, più che altro, vabbè, mo col fatto che sta diventando tutto digitale è ancora peggio, però dico, cioè, non so manco quante, perché tipo, penso sia tipo quante persone ci sono state tipo nell'area, tipo, quindi è capace, ce ne stanno un botto da qualche parte, altre zone no, quindi Ne fanno due. mettete più biblioteche, Comunque. secondo me è un buon messaggio che possiamo lanciare, più biblioteche, più libri. Poi domenica 2 luglio si sono riposati, prima domenica di luglio hanno detto guarda, andiamo al mare e tutto, perché non c'è nessuna giornata mondiale registrata, quindi abbiamo modo di proporre all'UNESCO robe se volete. Ma non vorrei fare spoiler, ma la presa della Bastiglia quando è? No, è il Tipo 14? 14 luglio, Il 2 però 14. stavano organizzando, potremmo fare giornata mondiale dell'organizza, perché non penso che il 14 mattina hanno detto, ma sai che c'è? Possiamo prendere. Cioè, penso che intorno Prendiamo al la 2 stavano a Bastiglia. fare riunioni tipo, oh grande, ma che dici, apriamo la Bastiglia, oh, ma sei matto, guarda la Bastiglia, cioè, possiamo fare preparativi della Bastiglia. Esatto, sì. Si può fare. Anche perché pure il 3 luglio è vuoto, quindi preparativi più approfonditi. Seconda Là, riunione. secondo me, che so più cazzoni, erano i preparativi per il 4 luglio. Sì, che è Che è la sì. festa di indipendenza americana. Esatto, il 3 luglio vanno a prendere giornata mondiale dei fuochi d'artificio in America, che Esatto. prende please give me to Rowdy, non so se diranno pure là No, Raudis perché è Rowdies, plurale. bravissimo, grazie, Semplicemente. grazie veramente, serviva. E sì, quindi il 2 e il 3, diciamo, giornate di preparativi, per poi arrivare al 4 luglio che è doppio, e tra l'altro l'indipendenza americana non c'è, perché è chiaramente non è mondiale. Però è la giornata internazionale delle cooperative, che non lo so, cioè ci stanno quelle agricole, ci stanno varie cooperative. Se avete mai lavorato con Le delle notizie. cooperative, Vabbè, tipo pure di. l'America è stata fondata da, cioè è stata formata poi da una grande cooperativa di stati europei che hanno cacciato il popolo che ci viveva, quindi Ci può stare. anche la festa Hai di indipendenza fatto americana. un collegamento veramente straordinario. sì, per. No, io ho pensato che la cooperativa è la Coop, no? C'è cioè la Coop, il Eh sì. supermercato. Però se la Coop sei tu, è la giornata mondiale nostra, cioè di tutti in realtà. Il 4 luglio è la festa di tutti, ragazzi. Si può festeggiare tutti insieme. Anche perché poi è anche la giornata mondiale degli operatori della pace delle Nazioni Unite. Quindi, cioè, vabbè, Ok. effettivamente le cooperative Ci cooperano. sta. E gli operatori della pace delle Nazioni Unite, che è veramente una cosa. Dice che lavoro fa tuo padre? Guarda, fa l'operatore della pace delle Nazioni Unite. Dice, guarda, a posto così. Poi di pure che è disoccupato, non fa niente. E il 5 luglio, altro. Qua, mo, che è un'altra ambulanza. Sta a fare la manovra. No, Qualche qua è qualche coatto che è passato. quatto. O qualche quatto in ambulanza, che non si sa mai. Questi Esatto, che guidano che ha sono detto sgasa che se no mi sento male, matti. Ok. E poi c'è appunto il 5 luglio, altra pausa, perché dopo tutta sta pace, sta cooperazione, dici, prepariamoci a nuove guerre magari per riequilibrare. Il 6 luglio doppia è la giornata mondiale del bacio, che Ah. quindi Voi come la festeggerete? dando un bel bacio a mia moglie, quelle cose tipo a mia moglie che do un bel bacio quel giorno, quelle cose. Bacio. Un bel bacio. E no, più che altro, vabbè, io per ipocondria, lo sapete, col bacio è subito mononucleosi in testa a me, quindi attenzione a chi baciate, ragazzi Lo e so ragazze. bene. Infatti io pure dovrò stare attento allora a chi bacio. Sì, sicuramente Gemma, tu farai attenzione perché sei molto attento a queste cose, a queste dinamiche, lo sappiamo. E Una poi, persona precisa. a sorpresa, giornata mondiale del bacio e della zuppa di pollo, così, cioè, nel senso, non so Io in penso che che. bacerò la zuppa di pollo, allora, che poi a luglio, uno non Mamma mia, la ancora. zuppa di pollo il 6 Madonna. luglio è consigliata proprio. Quel bel pollo caldo il 6 luglio è Esatto. una crema proprio. Oppure baciate qualcuno dopo che ha mangiato la zuppa di pollo, che proprio secondo me
Ma infatti quello stavo a pensare, magari cioè, qualcuno c'ha un alito un po' brutto, quindi la giornata del bacio è da zuppa di pollo insieme, Potevano fare delle mentine, dei chewing gum. Guarda, No, no. visto che il 5 luglio è vuoto, il 5 luglio è giornata mondiale della raccolta delle mentine, in modo tale che arrivate al 6 Sì. luglio che ci avete di che usare, perché insomma mi sembra una situazione un po' strana questa del bacio e della zuppa di pollo. Magari fate prima bacio e poi zuppa di pollo. Fate invertito. Sì. E poi ci sono delle notizie che è quello che ci contraddistingue dopo la settimana, cioè andiamo a vedere un po' la settimana. La settimana è stata un po' strana, nel senso, cioè, mo, al di là delle notizie, è stata un po' particolare per la storia dei poveri dell'Ocean's Gate, no? Ocean's Gate si chiama? Sì, mo mi stava a Sì, mancare il nome. Ocean's Gate. Che vabbè, quella è una tragedia, quindi scherzare sulle tragedie non è facile. Io però voglio personalmente dare, diciamo, un saluto degno al ragazzo, che era pure giovane, cioè 19 anni, gli altri erano più grandi, no? Perché questo è stato convinto dal padre e lui non ci voleva andare. Quindi io vorrei ricordarlo scherzando, ma con grande rispetto di questa persona che io mi immagino sua di fare, vabbè, oh, ma che... E se proprio mi dice, oh, mamma mia, e c'è paura, oh, mamma, oh, a bello, e dai, c'è una cosa così, immagino, perché se tuo padre deve insistere per portarti, e immagino che lui un secondo prima di scoppiare, che si saranno accorti che insomma la situazione era un po' persa, gli avrebbe detto, chi era Molfro? E quindi poi è implosa la situazione, Situazione. però. Può Tipo la essere. scena. Ma perché tipo la madre ha lasciato una dichiarazione che lui non ci voleva andare? Cioè, La zia ha detto la che zia. lui non, proprio non voleva partecipare, era contro, cioè lui era proprio contro questa cosa, il padre l'ha convinto, perché però appunto un padre di 50 anni nel 2023 ti convince è letteralmente, oh ma che sei, oh, guarda, mamma mia, cioè nel senso, quindi immagino lui che almeno una rivincita se la sia presa in quel secondo prima della cosa, ha detto papà, Può cioè dico essere. papà, e tipo poi squali cose, Comunque devo vabbè. dire, vicenda molto brutta, si è fatto molto il paragone, però con i migranti non c'è tutto questo, insomma, tutto Questa questo attenzione. seguito sulla notizia, tutta questa attenzione, però io ho visto un meme veramente bello. Il mio Sì, meme vai. preferito è stato Fioccati. Titanic 2, persone ricche 0. Sì, questo l'ho visto pure Quello mi ha io. Molto fatto bello. Sì, è stato Sì, molto sì. molto bello perché comunque, cioè, diciamo che allora la generazione nostra ormai lo possiamo dire, cioè, si informa coi meme, no? Poi Vero. vabbè, è un po' Sì. grottesco chiaramente certe volte, però sta cosa di Titanic 2 Ricchi 0 era bellissima ed era pure quella là, morti legate al Titanic, e tipo c'era un mega, cioè c'era tipo questo grafico, no? E sta punta enorme nel 1912 mi sembra che era il Titanic, e poi nel 2023 sta altra cosetta così, sto saltello così che dice, però che devi fare? Cioè nel senso, e poi vabbè c'è stata quasi la rivoluzione russa, c'è stata tipo la sintesi della rivoluzione russa, tipo, ti ricordi, cioè a fine pagina vi ricordate ci stavano sui libri di storia tipo in sintesi, e qua hanno fatto dalla mattina alla sera, dice guarda Putin trema, Putin mi ha fatto ma che tempo a trema, che no, guarda è Che finito, a posto così, a quindi posto. niente. E niente, poi vabbè, vediamo un attimo le notizie, partiamo Comunque da queste. posso dire a Tipo. proposito dell'Ocean Gate, Sì. io ho sempre rosicato con mio padre che l'estate mi fa fare tipo il giro dei parenti, cioè, perlomeno prima quando ero quindicenne, capito? Che facciamo il giro dei parenti campagnoli 2 ore in cui vai là, solo campagna, puzza de stalle, eccetera. Cioè poi tutti vecchi, non sai che cazzo fa. Dico, almeno mi ha convinto a fare quello e non mi ha fatto morire comunque. Cioè, ho Ok, rivalutato un po'. perfetto. Ok. Meno male che i parenti tuoi non erano abissali, cioè, di Atlantide. Posso, Dico, oh, c'abbiamo i parenti Atlantide, andiamo mai a trovare. Papà, va bene così. ho temuto che dicessi meno male che i parenti tuoi non so abissini. Abissi, no, 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 abissali, No, abissali. Un saluto agli abissani, abissani. abissini. Salutiamo, sì. E poi vabbè, c'è sta notizia qua, partiamo da questa, Latina, che me la sento molto vicina, vabbè, sta a metà fra noi, quindi funziona, escono dal carcere e festeggiano una cena di pesce da 2000 euro, condannati tre Casa Monica, tra l'altro 2000 euro tra parentesi senza pagare. Esatto. Io ho una domanda su questa cosa, non è tanto la notizia, mi interessa niente di come andrà a finire, ma come fai a spendere 2000 euro di pesce dentro il ristorante? Cioè,
Il menù costano 20-30 euro ogni cosa, 40, cioè poi prendi 50 euro la zuppa del giorno, cioè quanto Di cazzo pollo. Allora, guarda, secondo me col vino. Intanto dei esatto. massacri di vino, e poi magari erano tutti crudi, sai quelle cose tipo ogni ostrica 5 euro, ogni gambero 5 euro, ti mangi 20 gamberi e sono già 200 euro. Quanti sono i 1000 euro? 2000? 2000 euro, no, 2000. effettivamente messa così è fattibile, anche che forse dopo Sì, il sì, sì. Cioè, poi c'hanno dipende pure fame. dal ristorante, magari sono andati da Cannavacciuolo e E allora due poi. ostriche sono arrivati, hanno detto, oh, guarda, abbiamo ancora fame, non paghiamo. In realtà sono le vittime di questa storia, questi tre teneri casamonica, Sarebbe poverini. bellissimo. Gli siamo molto vicini. Dai, vedo dove sono andati al ristorante, va. Benedetta, Cioè, grande intanto. grande business planner, posso dire. Dice, come si fa a fare così? Lei subito, Con cioè. 2 secondi ti ha Allora, acchittato sta cena a 2000 euro. per spendere Ma che Matti, perché non vuole? l'hai conosciuta prima del matrimonio? Che fa acchittava Effettivamente. un matrimonio che non No, spendevi più una che altro lira? mi cioè, tu, allora, pure la pippatina c'esce per i ragazzi dopo quella ma per digerirli. E poi vabbè, circa 150 persone all'anno muoiono per le noci di cocco che cadono sulle loro teste, questa l'ha messa. Notizia è? 150 persone. Mo' Benetta fa, allora guarda, dunque, mettendo tre Madonna. persone sotto una palma, facendo un calcolo col foglio Excel. No, cioè, morire con le noci di cocco è veramente una cosa che non sopporterei, perché cioè, tu stai rilassato, tra l'altro io in Messico sono stato sotto una palma così, che ti rilassi perché cioè, è l'unico punto d'ombra e tutto. So grosse, perché sono veramente grosse, perché poi Comunque, stai no, facendo scusate, i calcoli. ero rimasta sui Casa Monica. Vai, vai, continua, sono veramente grosse. No, dici di Casa Monica a sto No, sto punto. dicendo che ho aperto l'articolo e mi fa morire che sotto in Casa Monica mettono sempre delle foto dell'arredo tipico delle loro Sì, case. Tipo allora quello. in questo caso, oh, non si vede. Non si vede perché c'hai. No. Grandissima ripresa. Vabbè, insomma, si No, vabbè, vede ci siamo quella capiti tipica. però, ci siamo capiti, quella Quella roba lì. tipica Sì. roba con tutto dorato, Molto Luigi capito? 14, Luigi Sì, con 14, ci manca solo che io quelle tenga pol praticamente. con le poltrone, i Che se a un divani certo punto vedi Lady Oscar intagliati. dentro quella casa, dici ok, Lady Oscar ci sta, cioè nel senso è c'ha senso qua dentro. No, comunque vabbè, stavo a dire, sono gigantesche queste noci e ci metto la cannuccia per bere sto coso. E tra l'altro a me fa schifo, non so se voi avete mai bevuto una noce di cocco, No, cioè, mai dice bevuta. latte di cocco, bontà, è acqua zozza, cioè nel senso Sì, non. è vero. No, questa è buonissima, no, no, veramente no. Però dico, cioè, se ti cade una cosa del genere in testa, devi stare rilassato, cioè muori veramente rilassato, è una cosa. È una morte. Tosse abbiamo fatto. Ma Di siamo cosa passati. muori? Di tipo trauma cranico? Eh sì, vabbè, penso che ti spacca il cervello perché pesa un botto. Perché è piena, no? Cioè, la noce quando tu la apri così c'ha solo il contorno. Non so se a me si vede. Vediamo un Ora po'. cerco. No, non Siamo a si fasta in vede. qua. Ah, sì, si È un vede. po' sì, vabbè, il Vediamo quanto bianco, pesa una noce no? di cocco. Quanto Poi pesa una cadrà a noce una certa di cocco? Ma velocità, no? Con la scusate, ma. gravità e tutto. Sì, Però te la palma è sfonda. alta. Te Ma non è che Sfonda, la vabbè. gente è semplicemente allergica ai noci di cocco, No, tipo, dai, tipo dalla allergia testa. alle noci, capito? Tipo Te dice, va in mamma mia, testa, sciocca tutte anafilattico. bolle su. Ok. E poi Vabbè. Joliet, il cantante napoletano, doveva cantare. La notizia è che doveva cantare a Sanremo con Lazza, che è arrivato secondo, mi sembra, Sì. Cenere. Ma mi hanno scartato per il napoletano. E non ho capito, cioè nel senso, perché non si può cantare in napoletano a Sanremo? A me mi Infatti, sembra. ma allora Van der Sfross, si chiama Van der Sfross, Ma mica è Vanders. napoletano, Ma però. mica è napoletano, perché. Ma È perché. Veneto, Van der Spross. E canta in Veneto, però, forse. Dico, ma perché questo sì è padano di non si sa dove? Perché sono Salutiamo Non si sa dove? intanto Cioè, il perché quello fantasma sì e il napoletano no? Dai, con la maglia non è del Real. giusto. Questa è Ma c'è discriminazione. tuo fratello qualcuno, Benedetta, per capire. Sì, Ok. c'è mio No, no, non è un fratello. problema perché tanto è blerrato, però chi lo vedrà una figura così, intanto spieghiamo che non sono i ladri. I Casa poteva Monica di cui essere prima non si anche. stanno a Monica di vendicare. rintracciare. Poteva essere il partner del 6 luglio. Ah, poteva essere, sì. Esatto. Stava provando E sta zuppa di invece pollo è mio proprio. fratello. Comunque, No, vabbè. comunque Dici. posso dire tanto, cioè, secondo me è perché avrebbero dovuto mettere i sottotitoli tipo Gomorra e quindi non c'avevano i soldi per fare Fai sta cosa. sottotitoli, ok.
Che poi comunque Rocco Hunt, che lui però mi sa è de Salerno, non è de Napoli, se non sbaglio, c'è andato a Sanremo e ha Vabbè, ha cantato cantato in campano però, cioè in nel senso. campano, cioè non proprio napoletano, sì, però comunque, cioè, dialetto, Più che secondo altro me è semplicemente un napoletano piagnone questo qua, un napoletano piagnone, quindi sì. siamo con questo tocco di razzismo si chiude questa No, no, notizia. no, solo lui, non Solo dico i lui, proprio napoletani, lui, è cioè, napoletano e piagnone. è Ok, piagnone, no, cioè. secondo me cioè io non lo seguo, non lo so, pare che ci abbia molto seguito, però c'ha un nome, boh, non lo so, io uno che si chiama Joliet non lo chiamerei, non lo so, non mi convince Ma come... poi sembra non c'era così. Ma come Angelina Jolie. Jolie, questo è Jolie. Joliet, è il cugino da parte di padre. E no, non, cioè, penso si pronunci Joliet. Cioè, non penso si chiama Geolier, cioè, nel senso, se si chiama Geolier è peggio, ti dico, cosa? Amato si fa, no, guarda, mi dispiace, ma Geolier, tu, no. Viene Lazza, va bene. Dice Vediamo poi altre Molière va notizie. bene, ma Jolière. Geolier, no. Ah, e Zuckerberg e Musk fanno a cazzotti. Questa è la notizia della settimana, si stanno In che a... senso? Musk ha scritto tipo temeno, tipo l'ha tipo taggato temeno e Zuckerberg l'ha ritaggato, cioè l'ha tipo ricondiviso, ha detto dove pare, proprio una roba da scuole medie, ci becchiamo Sì. fuori e mo si stanno a Sfigati. organizzare. Io ho visto un meme d'ora, dici Gemma. No, no, vai, 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 vai. Ah ok, no, ho visto un meme su sta cosa e mi ha tolto il respiro perché l'ho capito dopo. Che ci stava tipo la faccia sconvolta e c'era scritto Elon Musk sconvolto dal fatto che arriva, cioè che di Zuckerberg che praticamente però è una lucertola in un'armatura. Penso perché sia rettiliano, cioè non, era un meme che ma sono rimasto tipo così un'ora a cercare di capire, però mi piace l'idea che sia, cioè che Musk rimane sconvolto dal fatto che deve fare botte con Zuckerberg che è un rettiliano. Sì, dicono che sia un rettiliano Zuckerberg. Comunque, io spero che forse sono un po' cattivo, ma spero che vada a finire come l'Ocean Gate. Ok, muoiono entrambi nel senso, Fanno un celebrity deathmatch e ok. verrebbe fuori una cosa meravigliosa. Guarda, io non riesco a tifare per nessuno dei due perché veramente sono insopportabili, cioè non mi danno simpatia a nessuno, cioè a voi c'è sta uno dei due che vi dà più simpatia, a me non... No, ma Ma tra forse l'altro, Musk. Forse Musk, forse perché fa le macchine elettriche. perché ti piacciono i matti? Mi piacciono i matti, benedetto c'ha sta Invece cosa. Zuckerberg, No, no, vabbè, pure Zuckerberg, Zuckerberg. tutta logica, proprio una persona registrata a me, che fa Ma 100, come dice Raffaele. io chiedo a Benedetta, visto che è business planner, visto che se stanno a menà, quali azioni converrebbe comprare? Perché secondo me se compri azioni di Meta o di Twitter, Tesla, tutta roba di Musk, secondo me c'è qualcosa che si alza subito dopo e qualcosa che si abbassa in base al match. Che compreresti? Anzi, che comprereste voi? Ma sai che io non c'ho proprio idea. Io sul fatto di chi, cioè sul tifare e dire ok, mi sta più simpatico l'uno o l'altro, ok, ma su chi mena meglio non lo so perché a me mi sembrano due. Cioè, secondo me se questi non facevano sta roba, veramente stavano con la gobba, gli occhialetti, cioè nel senso di gente che non avrebbe mai visto la società civile, capito? Quindi quello che noi vediamo sono i soldi che hanno reso due figure grottesche persone normali, tra virgolette. Quindi a cazzotti, secondo me finisce proprio male, nel senso fanno tipo così, che si danno gli schiaffi, cioè nel senso. Non so, capito? No, tipo i cartoni, non sono in grado di menarsi, quindi non ti saprei dire, è più forte Zuckerberg. Zuckerberg, se lo metti contro luce, si vedono le vene, cioè è bianco, porco Io cane, cioè. infatti punterei su Musk anche qui. Ma. Però, e forse anche sulle azioni, però ormai sono di parte, dai, è perché Musk non sta più simpatico. E poi perché fa le auto elettriche. Ok, Ci io sta punterei su allora. Zuckerberg invece, mi dà l'idea di quello che sembra Perché? innocuo. È Ma perché è quello che sembra innocuo, pazzo! ma quando si Ma poi ti stacca il incazza, naso con morso. Caccia una io ho zaccagna, perso, ci mi sa. fa, Esatto. caro Musk. Sei morto. E poi c'è una notizia che ci riporta all'Ocean's Gate, che effettivamente purtroppo, appunto, è la notizia della settimana, più o meno. Il patrigno intrappolato in fondo al mare, lui va al concerto di Blink 182 e flirta con una modella di OnlyFans. Cioè, quindi mentre succedeva questa tragedia e... Cosa? Ma che correlazione c'è? Ma magari non lo Sì. sapeva che era intrappolato. Ma poi pure fosse, no? Cioè, tipo, tu sai che il tuo patrigno è intrappolato in mezzo al mare. Tu però ormai i biglietti per il concerto li hai Ce l'hai, comprati. sì. Cioè, che fai?
Il blink poi, cioè non è che Stai a no, casa e dici oddio come sono in ansia, no, vai, ma stacchi un no. attimo la testa, cioè, Sì, Ma... eppure mentre rimorchio scoppia. anche una fregna, a quanto Eh pare. sì, A quanto ma pare poi se... non bellissimo lui, quindi sta cosa del Allora... patrigno miliardario, secondo me c'ha avuto un peso in questa storia, Sì, perché forse sì. lui senza patrigno miliardario non lo vedevo con una modella d'Olifanz, se devo essere sincero, però vabbè, è uno che ci ha saputo fare, dai, ci ha detto, oh, ma si blink, me dai un modo per distrarmi, che papà purtroppo non si sa se Magari è andato risale. lì tutto triste, ha detto no, guarda, c'è mio padre che sta proprio Sotto a un treno, più o in mezzo al meno. mare. Ma poi Sta... posso dire, è sempre il momento giusto per flirtare con una ragazza. Certo. Cioè, io una volta un amico guidava, facciamo un incidente, ma niente di grave, una bottarella proprio tranquillissima, che non si erano fatte manco niente di macchine, però scendono per fare il CID. E nel mentre c'era una ragazza, visto che stavamo aspettando, stavamo là, dico, cioè, perché non facciamo amicizia Ma un po'? comunque tu sei un animale strano, per Dio. Ma non una botterella, ma non è che pure tu ci hai fatto così, no? La Poi gag. soprattutto andò coglio coglio, No, Giamma, veramente, cioè ma no, ormai, ma mamma mia. a parte che era anni e anni fa che ero super single, e poi era carina, mica era brutta, non è che ci ho provato per passare il Cioè, no, tempo. io non ho mai sentito una tua storia in cui incontri una che era appena passabile. No, sono sempre carine, sempre Perché, fregne. no, Più che perché altro me ci le prova sempre, capito? scordo Cioè, nel quelle, me le senso. scordo quelle appena passabili, capito? Quindi non ne parlo. Ok. Questa Ragazze è una appena cosa passate, molto ex cattiva. appena passabili Gianmarco, vi aspettiamo per i commenti a questa puntata perché saranno sicuramente tutte gentili e simpatiche. Allora, la prossima notizia invece è: i bambini non sanno più correre. Poco coordinati nei movimenti, mancano di flessibilità e sincronismo. A me questa cosa mi ha fatto un sacco ridere perché Certo. odio essere nato prima. Io nascevo sti anni, ah, perfetto, sono uno di loro, sono una bestia a correre, uno scemo, quindi non, cioè, Pure. sarebbe Ma stato forse a molto meglio. questi hanno smesso di fargli fare quelle cagate di corse campestri, le corse ad ostacoli. Io non sono mai riuscita a saltare un ostacolo alle elementari, alle medie. Cioè, Stai a parlare come. praticamente. Io sono arrivato al test di Cooper dopo il ragazzo ritardato che stava in classe. E cioè, ho fatto il tempo peggiore di lui, e lui era ritardato certificato e tutto. Io sono arrivato dopo di Vabbè, ho lui, capito, però professore. vabbè, però Magari era un ritardo che ritardo volontario. c'aveva, eh. No, era proprio. Non riusciva nemmeno. Era mezzo zoppo pure, capito? Era una situazione assurda. Sono Ah, comunque riuscito a far ah, peggio. ok. È così. Bravo, Vabbè, Mattia. ma No, ma tu l'hai fatto infatti. Capito, quella roba tipo apposta nonna. No, perché professore, ma così. perché così lui si. No, in realtà no, raga, ho corso. Nuovamente lui mi ha detto: ma che tempo di merda, fai schifo. Ok, grazie. A lui non gli dici niente, però, no, però no, vabbè. Non pareva il caso dopo a chiudere così. E vabbè, andiamo No, no. a chiudere, cioè abbiamo altre due o tre notizie e andiamo in chiusura. Allora, qua, vabbè, altra notizia top, secondo me. La prof di Chioggia, destituita perché assente 20 anni su 24, ricostruirò la verità, cioè diciamo, il virgolettato è: ricostruirò la verità, ma adesso sono al mare. Per me questa persona è la migliore italiana, cioè proprio quando tu dici, no, noi italiani in realtà, cioè, non ci prendiamo questa cosa tutta la nazione, però è la persona migliore quando dici mantenere coerenza, la persona più coerente, ecco, d'Italia, per me, cioè una che dice guarda, Vero. per Dio, non hai lavorato, merda, te stiamo a cacciare, licenziale, dice: non è vero, ma adesso c'ho sto sprizzettino che ho Ma ordinato. sì, ma non è tanto lei. Allora, io intanto sono contenta che sia stata una persona di Chioggia e non tipo di Palermo, perché No, se era la no, sai, fine, tutti a era la dire, fine. i siciliani al sud, che Al poi di là. sud. Vabbè. Ma io dico, ma non tanto lei che finché è riuscita a farlo, cioè ok, io magari mi vergognerei, cioè, avrei un po' di Lei è rimorso una di coscienza, grande. Ma chi doveva controllare? Ma è possibile che se ne è uscito dopo 24 anni? Cioè, io dico, a una certa, dopo una settimana, due, un mese, la vorrei chiamare un attimo, per Dio, ma Dopo un sei mese. tornata, Scusa, ma... ma qua a scuola non. E lei no, ripristino la verità, ma sto al mare. E lei stava sempre al mare, ragazzi. Cioè, era una Sto al cosa. mare, la persona più Quindi. abbronzata del mondo. Sì, praticamente sì. E
Quindi al mare non si può dire la verità, e Al questa è la mare non si lezione. Se dice la andate al verità. mare, solo bugie. La Cioè. verità ti fa male, lo Mamma mia, sai. questa E benedetta. vai, Passa e la maschera su, vai. falla salire. Che stai nella telecamera, ce l'hai sopra, benedetta. No, però effettivamente, cazzo, cioè questa è stata al mare sempre. Ma immagino il medico, guarda, dottore, mi dai la malattia. Lui, ok, cioè, non... Questo ci stanno però troppe persone. palese titolo della puntata, la verità ti fa male. Sì, Dai, totale. Ti grazie. ringrazio perché abbiamo subito incasellato. E, no, però appunto ci sono un sacco di persone in questa storia che hanno detto: eh vabbè, dai, ma mandiamola pure oggi al mare a questa. Ma che fa? C'è la segreteria, il medico, il ministro dell'istruzione, perché a un certo punto ti arrivano i tabulati e dici: figlio mio, ma questa non lavora mai. Però, appunto, è una grande. Madonna, Cioè, lei io ha. comunque vorrei fare come lei, prendere lo stipendio per non fare un cazzo assolutamente. Questo ti fa Cioè, onore, per il questo momento l'Italia che non faccio lavora. un cazzo. Sei la grande macchina produttiva italiana, riparte da te, cioè, ma siamo pronti. Allora, ultime due notizie al volo, questa è solo greve secondo me, perché Gino Paoli gli hanno chiesto lei cosa fa prima di cantare, lui ha detto mi faccio una quattro asterischi che Vabbè, a occhio cioè dovrebbe essere una birra, forse, non, però no, credo che fosse proprio quella roba lì. Che Gino Paoli c'ha pure gli anni suoi, immagino, cioè, quindi Sì. cioè, Vabbè, ma l'andropausa non arriva per Gino Paoli. Non, arriva la SIAE tutti i mesi, i soldi che fa Gino Paoli in secondo, ma l'andropausa non arriva. però magari è una pera. Una pera, una pera. Una pera perché è vecchio, una pera cotta, giustamente. Però Percotta. se posso dire, anche io certe volte prima di esibirmi, più all'inizio, mi sono fatto una pera. Una pera, ok. Sì. Ci Cioè non sta. proprio poco prima, non nei bagni Ma del forse locale, anche una perché se mela, no no? sembro. Una Pure una mela, così mela, una sì. mela al giorno toglie l'imbarazzo di torno. A sto punto non so che cosa fare. Poi l'ultima notizia, chiudiamo proprio sul sud, su Napoli. Hanno scoperto un nuovo affresco a Pompei, quindi stiamo là in zona. Su un tavolino un calice di vino e una focaccia che sembra una pizza. Io mi voglio dire soltanto una cosa subito così. A Napoli scassano il cazzo in ogni momento con la pizza, no? Ma tu puoi fare notizia con una focaccia che sembra una pizza? Cioè, sta pizza è una pizza o no? Cioè, Infatti. anche perché voi da romani, cioè, la pizza Prenditi una romana. responsabilità. Prendi una A me responsabilità. piace più quella napoletana, perché so, ho Anche a origini me. campane, quindi. Ah, ok, quindi Anch'io, siete due anch'io, romani uguale. Cioè, di. dai, la pizza tonda romana, finché in teglia pure quella a taglio, no? Sì. Però Eh quella sì, tonda romana è infatti. un cracker condito. E qua No, veramente opinione impopolare, però signor Bonci, quando vuole venire al podcast. Però Bonci lo fa Però tanto. Bonci è un grano, No, no. Se ci vuole sponsorizzare, noi siamo felici. Mamma mia, le teglie di Bonci quando vuoi, Mamma carissimo. mia. E, no, No, ma quindi vabbè, l'hanno inventata loro. pizza. Io penso che adesso saranno molto Vabbè, cauti. la Com'è? pizza è stata inventata, penso, a Napoli, Margherita in onore della regina No, quella è una Margherita. fake news. Anche se la prima pizza in realtà che è stata inventata non è la Margherita, ma dovrebbe essere la Marinara, che è quella rossa con origano e aglio. Sì, ma ci Allora, stanno tutte quelle storie, tipo se vedi i esatto. video del nostro caro collega Phil Pill, che se ci vuole sponsorizzare a Ci questo vuole sponsorizzare punto. Phil Pill, amico mio caro, quando Però, vuoi. Esatto. Phil, ho usato un piatto di plastica, mi dispiace, so che Ecco qua. starai crepando No, mo te dai alla dentro. gola. No, comunque, no, io dicevo che anche il tizio di Doi, che è andato ospite a Tintoria, lui è un scienziato del cibo, diciamo, e ha smontato una serie di credenze. Cioè, questa cosa della pizza margherita non è reale, non è vera, è fake news. Però a me, cioè, io mo voglio vedere come useranno questa cosa i napoletani, che solitamente non è che, cioè, visto come sono sempre tranquilli e dicono no, la pizza è inventata da noi, no, ma vabbè, ma chi vuole può affibbiarsi sta cosa, no? Cioè, per noi siamo così aperti, cioè, per noi non è un problema dire che l'ha inventata gente di Avellino, ok? Quindi credo che la useranno con cautela questa notizia qua. Che cioè, partirà qualche. Secondo me l'ha inventata una donna da Chioggia che
che invece di lavorare come consola, stava tutti i giorni dicendo: no, sto in pizzeria, e inventava le faceva e pizzerie impastava. Sì, e secondo impastava. me la signora di Chioggia è l'animale guida di sta puntata e quindi io Se direi parliamo di animale guida e Chioggia, allora è una chioccia. porca miseria, Gian, ma guarda, non so se chiude così Spotify ci denuncia, quindi farei un ultimo giro di riflessioni e io Sì, direi una sì, cosa. sì. Cioè, secondo me Ocean's Gate, no? Erano 5, però dice che era pure da 6 il sottomarino e hanno chiamato la signora da Chioggia che però ci ha detto: guarda, io non, cioè, non Sto esiste, al io mare sto sta al mare. al mare su, io sto in superficie, fate voi giù e... Fate voi. Se fossero stati in 11 avrebbero fatto la Ocean's Eleven, ovviamente. Avrebbero Questa l'ho capita fatto? Non solo ho io. sentito. La No, non ti sei Ocean's sentito. Eleven. Ah, l'Ocean's. Ah, ok, Ocean's. Ok, no, no, non si era sentito. No, questa, dai, Caruccia, si può chiudere così, con Ocean's Eleven sott'acqua che fanno le rapine al Titanic, non lo so. Potrebbe essere un'idea per un film. E niente, raga, quindi questa puntata a tre, con Gianmarco, il più bello del trio, chiaramente. Si chiude, quindi un saluto. Noi siamo la settimana mondiale, sia perché vediamo i giornali mondiali, sia perché vi auguriamo una settimana mondiale totale, bellissima. E niente, arrivederci. Ciao! Ciao ciao!